ora che abbiamo recuperato tutti i pezzi del tridente, qualcuno ce li deve forgiare, ma qualcuno non si farà vivo fino a che il nipote non torna a casa. Questo vuol dire che dobbiamo fare una capatina a Mandra. Madra, non Mandra ogni volta. Ah no, ho sbagliato tra l'altro, non dobbiamo andare a Madra, non sono lì i prigionieri sono ad Alafra. E ad Alafra ci possiamo arrivare approdando alla spiaggetta qui accanto. Toh, neanche per togliere l'ancora. Dunque, Briggs, fammi vedere in realtà, perché forse, ora noi possiamo rompere la roccia. Dipende tutto da quella roccia se si rompe con scoppio. Catapum! Direi proprio che è andata per il verso giusto. Non bastava un martello, serviva una bomba. Fatto ciò, in teoria... Ehi, cacchio! Ehi, il masso non c'è più! Ora possiamo sollevarlo e salpare di nuovo! Andiamo dal sindaco a dare la buona notizia. Certo, sì, andiamo. Ba 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 bu bu bu. Che c'è, Eolo? Perché sei così eccitato? Ba 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 bu bu. È vero, il masso che bloccava l'albero è sparito. Siete stati voi, vero? Certo. Sapevo che l'avreste fatto prima o poi. Anche Briggs sarà felice di sentire la notizia. Andiamo a dirglielo. Andiamo. Vabbè, andiamo a dirlo anche noi. Ancora non riesco a credere che il masso sia sparito. Lo giuro, sindaco, l'ho visto io. Voglio dire, non l'ho visto, è sparito. Se non ci credi, vai a vedere. Oh, siete stati voi, di sicuro. Eh? Cosa? Come? È sparito! Quel masso enorme è sparito! Notizia eccellente, sindaco! Peccato che ora il sindaco di Madra cercherà di portarcela via! Ma la domanda è... chi ha spostato il masso? Credo quelli Lara, signor sindaco! Felix! Oh, Felix, sei stato tu? Certo, signor sindaco! Sorpreso di vederci, sindaco! Siete stati voi? Abbiamo lasciato Alafra tempo fa, ma siamo tornati e abbiamo distrutto il masso. E cosa vi ha portato nuovamente ad Alafra proprio adesso? Felix, sentivo che avremmo potuto dare una mano. Sindaco, non per interrompere, ma non dovremmo iniziare le riparazioni ora? Che cazzo, sì, certo, naturalmente. Raccogliete la gente e iniziate a lavorare. Sì, signor sindaco. Andiamo subito, non dovrebbero volerci troppe persone per sollevare l'albero. Bene, conto su di voi. Distruggere il masso deve essere stato difficile. Perché non venite al mio palazzo a riposare? Sei molto gentile, sindaco, ne siamo lieti. Adesso cerca di accoltellarci nel sonno. Magari avrebbe insistito, sicuro. Grazie di nuovo, sindaco, la casa accogliente. Oh, non essere sciocco, siete voi che ci avete fatto un favore. Era il minimo che dovessi fare. Anche se ripara la nave, dubito che la darà a Madra. Questo è sicuro, già, è troppo gentile per non risultare sospetto. Ehi, vi ho sentito, stronze. Prego, ragazza, c'è qualcosa che volevi dirci? No, niente. Ecco, capisco. Chissà di che cosa stanno parlando. Non lo sapremo mai. No, quel cuoricino. Ehi, è mia sorella. Oppa culo. Avrà detto qualcosa di inappropriato di sicuro. Giglia, come stanno andando le riparazioni? Sembra che tutto vada a rilento. Ah, milord, ci vuole tempo. Sir, c'è un problema. Calmati, sei il soldato. Perché sei così nervoso? Briggs è fuggito di nuovo di prigione con i suoi uomini. Come è potuto succedere? Dormivi? Non diciamo sciocchezze. Come ha fatto Briggs a fuggire di prigione? È una delle più sicure di Nossenia. Non so come, ma ad un tratto c'era un foro nel muro. Sindaco, l'albero è stato alzato. Che c'è? Esatto. Un attimo, tu dovresti fare la guardia in prigione. Che è successo? Sembra che Briggs sia fuggito.
Niente di buono. Perché siete ancora qui? Perlustrate la zona, trovatelo subito! Potrebbe non essere così semplice. È un pirata, dopo tutto, uno famoso. E i pirati che cosa cercano? Basta! Muoversi! Oh, comunque io andrò ad ispezionare la nave. Oh, anche Felix e i suoi erano qui, vero? Vi ho trattato come ospiti in casa mia. In genere ci si sente obbligati verso chi è così gentile, vero? Allora non state impalati, ricambiate e portatemi Briggs. Forza, sbrigarsi, muoversi! Andiamo alla nave. Certo, signor sindaco. Il sindaco di Alapra sa davvero curare i propri interessi. Ecco un modo per dirlo. Che facciamo? Andiamo a cercare Briggs? Io avrei detto di no, però... Non sentirti obbligato a fargli favori. Felix può decidere da solo da farsi. Serve anche a noi che Briggs sia libero, quindi. Come minimo io vorrei vedere la nave salpare ora che è riparata. Andiamo anche noi a guardare. Andiamo a vedere. Tra l'altro, prima di andare appunto alla nave... Aspetta, perché tu non mi dovevi far passare? Non c'era qualcosa dietro lì che dovevamo aspettare prima di passare? Ho un vago ricordo, magari mi sbaglio. La prigione è chiusa, non posso passare, mi fanno muro. Che stronzi. Vabbè, vai alla nave. Oh, ma guarda che scansa fatiche. Gente che riposa. Briggs! Ah, Briggs, dove vai con la mia nave? Sta cercando di rubarla, ladro, ladro! Mi chiami ladro? Io ho pagato questa nave, non sono un ladro! I ladri siete voi! Avete cercato di sottrarci la nave che abbiamo pagato! Con i soldi rubati. Siete voi che avete rubato la nostra nave! Briggs! Oh, è Felix! Non avrei mica paura di loro! Guarda quanto sono lontani, non c'è modo che ci possano raggiungere! Hai ragione! Giusto, sono bloccati a terra, noi abbiamo la nave! Non possono prenderci! Che fanno, nuotano? Ciao, Felix! Hai ragione, non possono prenderci! Non c'era qualcosa che volevi fare quando avresti rivisto Felix? Non ricordo! Non dirmi che ti sei dimenticato, ne parlavi sempre in prigione! Ah, giusto, quasi dimenticavo! Questa è l'occasione, fai ciò che avevi giurato di fare! Bleh! Questo è il meglio che ti è venuto! Ma ciao Ucia, sono un gruppo tostissimo! Vedi, è con questa attitudine che non riuscirai mai in niente nella vita! Wow! Sai una cosa? Hai ragione! Felix, mi raccomando, tenete Alapra al sicuro dai ladri, dai pirati e dai politici! Cosa? Dubito che ci rincontreremo, ma in caso ricordatevi di questo! Forse è esagerato, se li fai arrabbiare potrebbero seguirci fino a Ciampa! Bleh! Nave! Oh. Cosa? Avete lasciato Briggs fuggire? Tu e i tuoi amici parlate, ma quando ci sono guai dove siete? Che disgrazia! Oh. La mia bella nave rubata dalla feccia del mare! Cazzone! Forza! Cretino! Sono andati e voi li avete lasciati scappare! Avete fatto un errore enorme! Questo rovina tutto! Dovreste vergognarvi! Tutti a nascondervi mentre io li affrontavo! Tutti! Torno a palazzo! E tu, Felix, mi hai estremamente deluso! Non ci sarà ricompensa per te, Felix! Hai lasciato che Briggs rubasse la nave, sei fortunato che non ti metta in prigione! Beh, ne ho avuto abbastanza, non state con la bocca aperta, muovetevi!
Non abbiamo una nave e quindi non c'è ragione per stare al porto. Tornate in città! Cazzoni! Beh, che dire. Che persona orribile. Credi che sia sempre così egoista? Sì. Sì, è davvero irritante. Hai ragione, Felix. Personalmente scommetto che è tornata a Ciampa. Fa nulla, ne ho avuto abbastanza di questa città. Ce ne andiamo? Sì. Perfetto, andiamoci il quanto prima, sì? Beh, noi un modo per riprenderlo ce l'abbiamo. Quindi andiamo a dargli un paio di calci nel culo. Perché in fondo se li merita. Ok, però, scusami un attimo, io come faccio ad entrare? Non c'è modo che io entro dentro la prigione? Comunque, ecco, ora si è spostato. Mi sembra che qui c'era qualcosa. Sì, me lo ricordo. Che non potevamo passare. Forse ora grazie alla sabbia possiamo. Anzi, no, non è vero, non grazie alla sabbia. O meglio, forse anche grazie a quella, però. Iniziamo brinando questo. Ah, ma di qua si proseguiva? Non l'avevo visto l'altra volta? Ah, mi chiedo del pane. Mi chiedo se fossimo venuti qua. No, anzi, forse sai che non c'era. Cioè, di storia ovvio, hanno scavato per poter fuggire. Forse non c'era questo passaggio. Però mi chiedo, se fossimo passati di qua quando lui era ancora in prigione, cosa sarebbe successo? Però mi sa che non solo questa parte era bloccata, diciamo. Mi sa che anche a Madra c'era qualcosa da fare dentro le catacombe. Però mi potrei sbagliare per quello. Questo sono abbastanza sicuro. Ecco qua, cosa ci sarà qua dentro? Wow, poi? Ok. Ed infine, vabbè, niente di eccezionale, però sempre tutto ben accetto. Bravi noi che saliamo di livello. E prima di andare a Ciampa, proverei ad andare anche a Madra. No, sai che mi sa che qui non c'era nulla, forse? Esatto. Dobbiamo ancora riparare la nave che è ad Alafra. Abbiamo avuto molte riunioni per decidere cosa fare. Oh no, credo che non lo sapranno mai che la nave è andata. Meglio così, meglio una vita nell'ignoranza che nell'essere stati fregati. Oddio, in realtà forse no.